Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Lollo, lo sapete. Questa settimana è stata la settimana degli Oscar, ma sapete benissimo anche quanto amo le classifiche. Quindi ecco qui i 7 momenti indimenticabili che hanno segnato la storia della consegna degli Oscar. Ciao ciao, buongiorno a tutti fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti, nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Allora ragazzi, innanzitutto oggi ho videino veloce. Scusate, sto sistemando le cose qua sulla scrivania. Videino veloce perché oggi pomeriggio devo andare con la mia famiglia. Tra l'altro solo a Cernusco sul Naviglio, ragazzi. Così mi dite sempre che non vi dico mai dove vado. Oggi pomeriggio solo a Cernusco sul Naviglio, che c'è una festa di paese, non lo so. Sono lì. Se siete lì e mi vedete, fermatemi che parliamo di Milan. Allora, ragazzi. Stavo dicendo, video è il sabato, quindi insomma, come se fossimo di fronte a un caffè, video molto molto meno strutturato del solito. Allora, prendo notizie così un po' a random. Maignan, ottimismo per Verona. Calabria si decide oggi. Ve l'avevo già anticipato nel video di ieri. Insomma, dopo aver fatto insomma, i dovuti controlli, Mike non ha praticamente avuto nulla, ha soltanto una semplicissima botta, grazie a Dio. Mike è importantissimo per noi, anche se, come vi dicevo ieri, comunque a differenza magari di altre annate, con Sportiello, Sport in porta, mi sento abbastanza tranquillo, ha dimostrato di essere un secondo molto affidabile. Quindi anche se poi la decisione dovesse ricadere sul fatto di far giocare Sporti e lasciar riposare Mike, comunque non so voi, ma io rimango abbastanza tranquillo in merito. Comunque, la Gazzetta in edicola conferma le news ampiamente riferite, cioè per Mike Maignan è solo ed esclusivamente una botta. C'è ottimismo per il match di domani contro il Verona, se oggi si allenerà bene dovrebbe giocare. Questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport. Tutto Sport invece dice: per Calabria si decide oggi, dopo il pestone subito a Praga, se avrà recuperato ci sarà nella rifinitura, altrimenti spazio a Spizzi Florenzi. Bah, vale lo stesso ragazzi, vale lo stesso Spizzi Calabria. Ovviamente mi auguro che giochi Davide, nel caso non dovesse giocare. Comunque Spizzi ha dimostrato di essere un giocatore sul quale poter fare ampiamente affidamento, quindi non mi faccio particolari problemi. Poi, seconda notizia. Questa notizia la trovo su calciomercato.com e la scrive Daniele Longo. E dice, Daniele Longo si dice: Milan, che fine ha fatto Terracciano? A proposito, ve l'avevo scelta perché è appunto riferito a quello che dicevamo prima. Tra Calabria e Florenzi, il futuro del terzo incomodo che torna a Verona. A volte le scelte possono essere dolci. Calabria sta bene, le prestazioni di Florenzi sono importanti ogni volta. Sono fortunato in questa scelta perché sono sicuro che chi giocherà farà bene e chi non giocherà sarà pronto ad entrare. Così Stefano Pioli parlava in una recente conferma stampa del ballottaggio tra i due terzini destri in rosa. Considerando il livello che sta mostrando l'ex Roma e le gerarchie che ci sono con quello che è il capitano del Milan, questo dualismo sarà vivo per il resto della stagione. E meno male, ragazzi, e meno male avere concorrenza, meno male che c'è questa concorrenza e c'è la possibilità di avere più giocatori per il medesimo ruolo, ma meno male. Considerando, vabbè, poi in estate serviranno riflessioni più profonde perché Florenzi non è più giovanissimo e ha un contratto in scadenza nel 2025. Ah, tra l'altro poi vi devo raccontare una roba di Leao. Adesso appena finisco sta roba vi racconto quella roba lì perché sennò mi dimentico. Una cosa che forse non passa ai più è l'importanza che un giocatore come Florenzi ha all'interno. Mia raga, ieri ho toccato il microfono, speriamo di non aver fatto bordello perché vedo che la linea della registrazione è un po' bassa. Nel caso alzate un po' il volume, dovrebbe sentirsi. Ieri ho sistemato tutto e ho toccato il microfono, quindi l'ho spostato. Vabbè, stavo dicendo. E una cosa che probabilmente non passa ai più è l'importanza che ha Spizzi all'interno del nostro spogliatoio. Perché per quanto comunque, come vi raccontavo prima, sia un giocatore importante, per quanto comunque sia un giocatore che, insomma, quello che deve dare nel campo lo dà, tanto il giocatore lo dà anche
tanto lo dà anche a livello di gruppo. Quindi credo che importantissimo sia anche il supporto che dà il giocatore ai compagni più giovani, a chi magari sta fuori o a chi magari ha avuto un infortunio. Lui è arrivato negli altri, ha avuto negli altri anni anche degli infortuni gravi. È un giocatore che parla con tutti. Lo so, sapete che il soprannome è il Chiacchiera. In nazionale italiana lo chiamavano il Chiacchiera. È uno che parla tanto, è uno che comunque tiene alto l'ambiente, è uno che... Insomma, secondo me l'importanza di Spizzi non è solo in campo, perché comunque anche quando gioca ha dimostrato di essere un gran giocatore, ma ha dimostrato di essere anche un giocatore che a livello di gruppo è un giocatore che fa tanto. Quindi... quando Longo scrive questa cosa, che dice poi in estate serviranno riflessioni più profonde perché Florenzi non è più giovanissimo e ha un contratto in scadenza nel 2025, scrive ovviamente una cosa vera. Il mio punto di osservazione, sono curioso di sapere voi cosa ne pensate, il mio punto di osservazione riguardo alla tematica Florenzi è che io me lo terrei non soltanto per il campo, ma me lo terrei per tanti altri motivi. Però in tutto questo, ovviamente, mi devo ricordare di dirvi quella roba di Rafa. In tutto questo c'è Terracciano da valorizzare. Il Milan in realtà aveva provato a portarsi avanti già a gennaio prendendo Terracciano dal Verona per 5 milioni di euro più bonus. Quello, il jolly veronese, è stato l'unico investimento fatto dai rossoneri in quanto tale, e in quanto tale va valorizzato. Dopo l'errore che ha portato al calcio di rigore purtroppo concesso al Bologna, Filippo non è più sceso in campo né in campionato né in Europa League. Nel turno successivo, quello dello Milan, Pioli in questa fase si sta affidando ai suoi fedelissimi, con un occhio particolare anche alla fase di ambientamento di Terracciano, che sarebbe assolutamente sbagliato bocciare, ma credo che non sia assolutamente così, per un solo errore. Intanto alla vigilia di Verona-Milan, la sua partita, Terracciano è stato convocato dal CT Bollini per l'Under 20. Longo dice: linea per il futuro. L'idea di Moncato ed Ottavio è quella di un Terracciano titolare nel Milan del futuro, perché ha caratteristiche tecniche e atletiche interessanti. L'ex Verona è stato acquistato principalmente per crescere e capire i movimenti da fare come terzino destro in una linea a 4. Il lavoro di questi mesi sarà improntato per dare e per andare in questa direzione, e se le risposte saranno positive, allora il Milan destinerà il budget del prossimo mercato estivo su altre posizioni di campo. D'altronde, una rondine non fa primavera, né in senso né nell'altro. Concordo con quello che scrive Longo. Che comunque vada, sia sbagliato, l'abbiamo detto tutti, ma insomma, mettere su eliminare subito un giocatore perché commette un errore, credo che sia alquanto sbagliato. La storia del Milan ci ha insegnato, ragazzi, che abbiamo incontrato anche tanti altri giocatori che magari nelle prime apparizioni non sembravano granché, e invece poi dopo, insomma, hanno dimostrato di essere dei giocatori forti. E invece ci sono anche giocatori che sono entrati in campo e ci hanno dimostrato subito il loro valore. Mi viene in mente Malik è entrato due volte a 10 minuti alla fine, ha salvato due gol, e da lì, insomma, abbiamo capito che era un giocatore importante. Poi vi devo raccontare la roba di Rafa. Allora, calmi. Allora, ragazzi, io mi sono accorto di una cosa, ragazzi, e ho visto che questa cosa è stata riportata anche da altri. E che cos'è? Che Rafa Leao... Io mi ero accorto di questa cosa, ok? Però ho detto, boh, magari è un'impressione mia. Qual è? Che Rafa Leao, ultimamente, vi parlo nelle ultime paio di settimane, di più forse, 3 settimane... ha cambiato il proprio modo di calciare. Fateci caso. Questa è un'osservazione da super nerd del calcio, quale ovviamente mi ritengo. Però anche magari per i meno interessati, credo che sia una cosa molto bella da andare ad osservare. Andate a vedere come posiziona il corpo mentre sta calciando Rafa Leao. Sembra che, non lo so, perché ovviamente io non sono a Milanello, quindi è un'impressione mia, sembra che abbia lavorato nell'ultimo periodo su quel fondamentale, o magari è lui semplicemente che in autonomia ha deciso di cambiare il proprio approccio di postura, mi veniva statura, il proprio approccio di postura quando va a calciare. Infatti il gol che fa contro in Europa League l'altro giorno contro lo Slavia Praga non è casuale. Lui non arriva come precedentemente calciava, un pochino prima calciava in un modo un pochino meno equilibrato, era sempre un po' troppo sulla palla
ed era sempre un po' troppo spostato o a destra o a sinistra. E questo che cosa gli impediva? Gli impediva, secondo me, di imprimere forza. È una mia idea, Secondo me gli impediva di imprimere la forza corretta alla palla, ma soprattutto di metterla dove voleva lui. È come se, per farvi capire, è come se calciando e non trovandosi con la postura corretta, tante volte la palla gli scappasse un po' a destra o un po' a sinistra, ok? Invece, nelle ultime 2 o 3 settimane, fateci caso nella partita di domani, sembra che Rafa abbia cambiato la propria postura nel tiro. Questo non vuol dire che da qua a fine anno, magari, da qua a fine stagione farà 15 gol, me lo auguro, ovviamente. Però fateci caso. Approccia sulla palla un pochino più coricato sul pallone ed è meno sbilanciato a destra e a sinistra. È come se fosse più sopra il pallone. Fateci caso. Ho notato questa cosa e tra me e me ho pensato, è un po' di volte che lo vedo calciare così. Però, sapete quelle roba lì che pensi, no? Non so se a voi capita. Quella roba lì che pensi, però la lasci lì nel cervelletto. Poi, quando ho visto che in realtà altre persone sui vari social hanno notato questa cosa, allora ho detto, ah cavolo, allora non sono solo io che ho visto questa cosa. Non è la mia invenzione da fissato milanista, ok? Che guardo anche i centimetri di quello che succede sul campo del Milan. È una cosa che hanno notato anche in altri, ma andiamo avanti. Allora, poi vi volevo leggere questo tweet stamattina. Io vi leggo questo tweet che ha fatto Ravezzani sul il suo account X Twitter e esprime questo concetto e dice, aggiungo testuale proprio quello che scrive Ravezzani, aggiungo che scatenare una bufera giudiziaria sul Milan che ha finalmente bilanci virtuosi mentre il calcio italiano annaspa tra debiti e plusvalenze bellamente ignorati dalla magistratura, lui dice, è quantomeno strano. Ora, come già vi ho raccontato l'altra volta, io non entro nel merito della questione, ragazzi. Non entro nel merito della questione perché, come vi ho detto ieri, l'altro ieri, quando è uscita la notizia, io non ho gli strumenti. Non ho gli strumenti per giudicare quello che sta succedendo, ok? Quindi se vi raccontassi una cosa, vi direi o un'inesattezza o una bugia. E siccome su questo canale non mi piace dire le bugie, e se siamo arrivati ad oggi con così tante persone che grazie a Dio fanno parte della nostra famiglia su questo canale, è anche dovuto perché io di balle qua non ve ne ho mai raccontate. Anche nei momenti più difficili, magari a modo mio, cercando di non esasperare i toni, però le balle io qua non ve le ho mai raccontate. E anche in questo caso non vi voglio raccontare una balla, quindi non lo so, non ho gli strumenti. Però il ragionamento che fa Ravezzani è, cavolo ragazzi, è un ragionamento corretto. Cioè io non lo so se la magistratura ha ragione o non ha ragione, non entro neanche nel merito. Però da osservatore esterno è alquanto particolare che il Milan, che è l'unica squadra che ha i conti in ordine, non ha debiti con le banche, fa il bilancio a zero, sta costruendo lo stadio, ha proprietà solide, cioè è alquanto particolare. Permettetemi almeno questa battuta, ok? Poi magari la magistratura, e non entro nel merito perché non voglio avere nessun tipo di problema, magari la magistratura c'ha ragione, però non lo so, però è alquanto particolare questa cosa. Poi andiamo avanti. A proposito di cose successe nell'ultima ora, che cos'è successo nell'ultima ora, ragazzi? È successo che il Milan ha acquistato questa mattina, così scrivono insomma tutti i media questa mattina dicono, Milan, dopo il secondo acquistato, il secondo lotto di terreno a San Donato, ma potrebbero esserci altri acquisti. Non è finita qui. A San Donato il Milan, dopo l'acquisto del secondo immenso appezzamento di terreno, si appresterebbe probabilmente a fare ulteriori acquisti per altri spazi. Ad oggi il Milan ha rogitato, quindi in modo indiscutibile, ragazzi, il Milan oggi ha acquistato, e questo non lo dico io, lo scrivono i media, ho visto anche che l'ha scritto l'avvocato Raimondo, quindi diciamo chi sta seguendo in modo approfondito la questione. Il Milan ha rogitato, quindi sono già di proprietà del Milan, fatti e finiti e pronti per essere
utilizzati per lo stadio ha già rogitato 650.000 metri quadri di terreno. Come comunicato ieri, per chi se lo fosse perso, dai vari media, ora si aspettano solo le ultime procedure per iniziare l'iter dello sgombero delle aree e successiva transennazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che ieri è uscita praticamente questa notizia per cui il Milan, con l'acquisto di questo secondo terreno, avrebbe chiesto, io uso sempre il condizionale perché non lo so, avrebbe chiesto autorizzazione per iniziare, insomma, a bonificare i terreni dove poi lo stadio verrà costruito e iniziare, insomma, questo processo di transennazione. Ora, io non lo so se questa cosa corrisponde a realtà, ma questa cosa che vi ho appena letto si collega a questa seconda notizia che adesso vi vado a leggere, che è ovviamente notizia che anche questa commentata già da tutti i, come dicevo prima, le stesse persone che hanno commentato le notizie precedenti hanno commentato anche questa nuova notizia, che è San Donato chiesta sospensione dell'accordo per lo stadio del Milan. I consiglieri del comune di Milano, ovviamente sapete, no? C'è nel comune, c'è la maggioranza e c'è la minoranza, ok? Chi comanda e chi sta contro chi comanda. Chi sta contro chi comanda, qua non ne facciamo, non abbiamo mai fatto e mai ne faremo una questione politica, quindi lasciamo da parte la politica. La minoranza del comune di San Donato ha presentato questa mozione al sindaco Squeri in merito alla trasformazione urbanistica dell'area San Francesco per la costruzione del nuovo stadio della AC Milan. Su questa cosa che ha presentato la minoranza in comune, si sono già espresse le persone che stanno seguendo la notizia, dicendo che ok, loro hanno fatto questo atto, ma come è già successo tante volte nel recente passato, la mozione verrà bocciata. Quindi questa cosa, ve lo dico già adesso, se dovesse prendere, come al solito, no? Da una tortina piccolina così, ci siamo abituati, no? Negli ultimi giorni ci siamo abituati, che da una tortina piccolina così, da un piccolo muffin, diventa la torta più grande del mondo. Ecco, se anche questa cosa, che è una tortina piccolina così, più piccola del muffin, dovessero gonfiarla e diventare una mega torta, voi sapete già che chi di dovere, chi è il suo lavoro, ha già commentato questa notizia dicendo sì, hanno presentato una mozione, ma l'hanno già fatto in passato e hanno già preso la mozione in passato, sono già state respinte, quindi nulla di nuovo sulla questione. Ultime due cose che vi volevo leggere. Ma questa qua ve la leggo perché mi ha fatto un po' ridere, perché questa mattina esce questa notizia dell'interesse di una squadra. Dite una squadra a caso che è interessata ai nostri giocatori. Il Bayern, che sarebbe interessata a Fikayo Tomori. Non lo so se la notizia è vera, come vi racconto tutti i giorni, ma è abbastanza strano, a livello di casistica, è abbastanza strano che, secondo chi fa delle ricostruzioni di mercato legittime, liberissimi di farlo, che il Bayern, in questo adesso il calciomercato che arriva, secondo chi fa le ricostruzioni, ci porta via Mike, ci porta via Teo, ci porta via anche idea Rafa Leao e anche Fikayo Tomori. Il tutto per incassare 600 milioni di euro. E tra l'altro, aperta parentesi, fare un più 600 milioni di euro a bilancio. È inverosimile, ragazzi. Cioè, può darsi che magari un giocatore venga anche venduto. Può darsi anche, non lo so. Ma che il Milan venda tutti i giocatori al Bayern è abbastanza insolito. Poi, ultima cosa che volevo leggere, invece, Pioli ha il dubbio per quanto riguarda la partita di domani, cioè il dubbio tra Giroud e Jovic per la trasferta di Verona. Ah, tra l'altro, aspettate che mi vado a recuperare la formazione. La formazione dovrebbe essere Mike o Sportiello, Florenzi, quindi dovrebbe giocare Florenzi, non Calabria, Ciao Tomori, quindi torniamo ancora con la coppia Ciao Tomori, Teo sulla sinistra, Reinders, Benasser, Loftus ovviamente, anche perché poi dopo ci fermiamo. Tra l'altro, ho visto che Loftus e Tomori non sono stati convocati dalla nazionale inglese. Incredibile, ragazzi.
Cioè, se ci pensate che un giocatore che fa i buchi letteralmente nel terreno, come Loftus-Cheek, non sia stato convocato... Oh, vabbè. E davanti, insomma, dovrebbe giocare Jovic, secondo me, non lo so, presumo. Jovic, Pulisic e Rafa Leao. Boh, vediamo cosa succede. Oh, raga, vi saluto. Speriamo che l'audio sia giusto, perché vedo che la forma d'onda è un po' piccolina. Boh, vabbè. Ragazzi, vi saluto, vi ringrazio. È stato un piacere tenervi compagnia. Pollice in su, iscrizione al canale. Insomma, lo sapete, sono tutte cose. Ciao, forza Milan, vado via il Filinter. Ciao.